Ma Kat mi ha dato appuntamento qui, non si è ancora presentata. Mi fa un po' timore sto posto. Ah, no, è il tuo. Essere o non essere, questo è il dilemma. Se sia più nobile nella mente soffrire e i colpi di fionda e di dardi nell'oltreggiosa fortuna. Ma sei impazzita? Come? Non conosci l'opera di Shakespeare? Shakespeare, il drammaturgo inglese. Ah, Shakespeare. Oh, mamma mia. Sei proprio un genio, si vede. Ma perché mi hai portato qua? Ti volevo fare conoscere il mio maestro di teatro. Ah, eccolo! Ehi, Bruce! Vedete? Vi ho portato una maschera molto antica. Viene dalla Grecia, pensate voi. Pensate anche che gli antichi attori la usavano per interpretare dei personaggi. E pensate anche che un solo attore poteva fare più personaggi indossando diverse maschere. Beh, adesso gli attori di oggi mica le usano le maschere, perché fanno anche paura. Certo. Oggi gli attori usano il proprio viso come una maschera. Ma pensateci un attimo, quando guardate un film, voi non vedete Bruce l'insegnante di recitazione, ma vedete la spia che sconfigge il cattivo. Comunque, ciao Kat, grazie per esserti iscritta anche quest'anno. Ciao Bruce, lui è mio amico Albert, avrebbe proprio bisogno di un corso di recitazione per sciogliersi un po'. Corso di recitazione? Ma sei pazza? Perché? Non hai mai provato a recitare? No, figurati. Dai, non essere categorico, guarda che anch'io ho fatto fatica all'inizio. Ero timido come te, però poi ogni volta che andavo a recitare, interpretando un personaggio diverso, riuscivo a esprimere quello che sentivo. All'inizio mi divertivo, ma poi... E poi? Poi mi sono smarrito, sentivo che non mi divertivo più. E da lì ho iniziato a dare lezioni ai ragazzi. Ma poi un giorno mi sono guardato allo specchio e non vedevo più Bruce, l'attore che amava cavalcare il palcoscenico, ma vedevo soltanto i personaggi che interpretavo. Ma ecco dove ti avevo visto! Non ti avevo mica riconosciuto! Sei proprio cambiato! Nemmeno io mi sono riconosciuto allo specchio. Allora, come ho già detto prima, ho deciso di cambiare vita. Ho cominciato a insegnare ai ragazzi teatro. Quando si sale sul palco, si possono indossare tutte le maschere che vogliamo. Ma quando siamo con gli amici, è importante eliminare ogni finzione. Ed è diventare così noi stessi. Ah, sì, è tutto il giorno che pensa come fare una maschera per il nostro robot. Questo robot, costruendolo, ci stiamo mettendo sempre un pezzetto di noi stessi, di tutto quello che viviamo. E per fare la faccia ci potrebbe servire una maschera proprio come la tua. Beh, se vi serve, sono ben felice di darvela. Grazie!